Host 2015, siamo allo stand della Rea, che oggi presenta il nuovo brand, la Rea, che cambia rispetto al precedente Rea Vendors, una grande evoluzione in termini di immagine, in termini tecniche, in termini di design, e ne parliamo con Riccardo Tonetti. Riccardo, bentornato dinanzi alle telecamere e ai microfoni di VendingTV.it. Grazie a tutti e benvenuti a casa l'area, come diceva giustamente tu prima. È un momento importante per noi, in quanto ci accingiamo e abbiamo presentato, come giustamente si diceva, un nuovo brand di proprietà Rea Vendors. Il fabbricante logicamente rimaniamo sempre noi, ma abbiamo avuto in questi anni l'esigenza di arrivare pronti per questo evento importante a Host e prima ancora in Germania durante Event, per presentare il marchio nuovo che vedete qui, che è l'area, un marchio che cerca di racchiudere in sé tutto quello che è l'italianità, a partire dal design e dallo stile, e per riuscire finalmente a portare una tecnologia tale, che dopo vedremo magari nel dettaglio, capace di replicare quello che è l'esperienza del barista italiano. Infatti sotto il marchio La Rea abbiamo la nuova linea di prodotti che potete vedere qui alle nostre spalle, che si chiama Cino Vari Plus, con Cino che è un marchio riconosciuto in tutto il mondo per quanto riguarda Rea Vendors. Abbiamo aggiunto sotto La Rea le tecnologie Vari Plus, che permettono di portare, come dicevamo prima, l'esperienza del nostro barista a disposizione di tutti i clienti. Questo è il motivo del nuovo brand. Senza però andare a eliminare la figura del barista, figura importantissima per voi, per ciò che andate a proporre e per, diciamo, anche enfatizzare ciò che viene erogato attraverso i vostri distributori. Esattamente, anzi la figura del barista detiene la centralità nella caffetteria italiana, la centralità della comunicazione, del benessere, dello star bene, di quello che noi chiamiamo tutti noi italiani e che abbiamo importato in tutto il mondo, l'Italian style. Tanto è vero che proprio l'esigenza del brand nasce proprio dal fatto che il caffè è ormai un'esigenza culturale, è un modo di vivere. E dobbiamo ringraziare anche le comunicazioni mondiali di grandissimi brand che hanno portato, infatti grazie all'amico George Clooney in alcuni casi, a portare una tazzina di caffè italiano in ceramica in tutto il mondo. Nessuno ormai non sa come si beve un caffè espresso italiano. Oppure dobbiamo ringraziare i caffè shop che hanno portato l'esigenza del coffee to go alla portata di tutte le nuove generazioni, dei giovani, degli universitari, e anche qui in modo globale, mondiale, anche in Italia il coffee to go è un'esigenza. Sex in the City ci ha portato le nostre signore ad amare ad avere in mano una buona tazza di caffè recandosi in ufficio. Quindi noi abbiamo semplicemente capito che era il momento di usare ciò che in realtà è già stato creato, e abbiamo portato tutte queste possibilità in un'unica macchina, in una macchina che appunto è la macchina che le macchine che troviamo sotto il brand della Rea, che rappresenta la nostra eccellenza. Macchine che vengono vendute per lo più in tutto il mondo. Voi realizzate il vostro fatturato per il 90% all'estero. Più del 90% e in più di 96 paesi. Quindi siamo un'azienda notoriamente orientata all'internazionalità, che è un must della proprietà. E la proprietà ha sempre pensato e si è sempre rivolta a, diciamo così, come dicevamo prima, alla cultura del caffè. La cultura del caffè è una cultura che cambia, che si modella nel mondo, e noi abbiamo cercato con le nuove tecnologie appunto di portare questo modello, questa, diciamo così, questa argilla, questa possibilità di essere modificata e poi realizzata in prodotto desiderato e richiesto nella nostra macchina. E vedremo in che modo, con quello che noi appunto chiamiamo il motore di questo oggetto, che è il nostro concetto di Vari Plus. E parliamo proprio di tecnologia, parliamo di motori più che motore, che vanno a far funzionare le vostre macchine e che sono stati completamente rivoluzionati concettualmente, tecnicamente e tecnologicamente attraverso uno studio approfondito durato molti mesi a cui avete dedicato enormi risorse.
intanto partiamo dal design per parlare poi di ciò che tecnologicamente è cambiato all'interno della macchina. Queste macchine, quelle che abbiamo visto negli ultimi minuti e che stiamo vedendo ora, sono bellissime. Grazie per prima cosa. È proprio come stai dicendo tu, dicevamo prima, Italian style, quindi la Cino di Ravendo si era già riconosciuta come una macchina da un design esclusivo e bello, riconosciuto e premiato a livello europeo, ma noi abbiamo cercato di fare meglio e abbiamo detto ci serve ancora qualcosa di più, perché l'Italian style è qualcosa ancora di più. E infatti siamo partiti da ridisegnare e diciamo così ottenere tramite la tecnologia touch panel un approccio, una comunicazione verso il cliente, un'interfaccia ancora più semplice e più diretta, dove l'immagine rappresentata al touch panel sarà perfettamente ciò che poi ritroveremo in tazza, fino a poi arrivare logicamente alle tecnologie touch screen che permettono l'utilizzo di tutta quella che è la multimedialità della comunicazione attraverso delle macchine da caffè che appunto si, diciamo così, prefiggono l'obiettivo di diventare piccoli punti di ristoro, bar, coffee corner, chiamiamoli come vogliamo noi, ma che devono essere un momento di convivialità, un momento di condivisione di stile e prodotto, di nuovo, stile e prodotto, qualità, cerchiamo di avere la qualità assoluta o perlomeno di dare a tutti un classico messaggio di italianità. Un'italianità realizzata con una qualità dovuta, diciamo, ai miglioramenti tecnologici apportati alle macchine. Miglioramenti che sono stati apportati su tre importantissimi fulcri di ogni macchina, uno a uno. Parliamo anzitutto di uno dei primi plus che noi abbiamo cominciato a promuovere nel mercato 2 anni fa. Che è il nuovo gruppo Variflex a dose variabile. Un gruppo che oltre a permettere di gestire ricette che vanno a coprire diciamo così delle quantità di caffè che sono dai 6 ai 14 grammi, quindi dall'espresso al tipico caffè nero o caffè americano, permette anche di lavorare, proprio come stiamo ora dicendo, con due tecnologie. Cioè tutto ciò che è a base espresso logicamente sappiamo che avrà bisogno di pressione e tutto ciò che invece è tradizionale, cioè il caffè americano, il caffè nero, il black coffee, riusciamo sempre con un unico gruppo a portarlo in tazza con la loro reale ricetta. E questa è una cosa che è stata apprezzata in questi 2 anni ed è motivo di successo del passato del marchio precedentemente Cino. Ora nel Vari Plus abbiamo associato a questo primo elemento di tecnologia altri 2 motori, come li hai chiamati giustamente tu, perché qui sono 2 motori. Abbiamo associato per prima cosa il nostro Variterm. Variterm è un nuovo sistema per il riscaldamento dell'acqua che ci ha permesso di togliere dai nostri distributori Variplus sotto il marchio Larea il classico riscaldamento con caldaia. Questo ha portato a 3 immediati vantaggi alla nostra clientela. Uno, abbiamo un risparmio energetico notevole, considerate che la macchina in stand-by consuma il 90% meno di una macchina tradizionale. Ma non costa il 90% in più? Non costa naturalmente il 90% in più, altrimenti non avremo nessun benefit da fornire ai nostri clienti. La seconda importante cosa è che grazie alla tecnologia dell'induzione che il nostro sistema Variterm va a utilizzare, ora possiamo anche gestire le temperature per il giusto prodotto, cioè ogni prodotto ha la giusta temperatura. La cioccolata deve essere servita, come in un bar italiano, alla temperatura di una cioccolata e non a una temperatura di un boiler in pressione che a 90 gradi ci permetterà solo di abbandonare il nostro bicchiere di buona cioccolata magari su un tavolo e poi scordarcene. Terza ed importante cosa, il sistema, avendo levato la tradizionale caldaia, porta vantaggi in manutenzione e di gestione dei costi, logicamente, dell'apparecchio stesso nell'arco della vita del distributore. Questi 3 vantaggi immediati che il gruppo Variterm porta
grazie alle macchine sotto il brand della Rea, sono stati motivi di successo anche qua all'oste, sono stati recepiti logicamente come l'innovazione importante che noi portiamo ai nostri clienti. Ma non finisce qui. Non finisce qui, perché dobbiamo avere la costanza del nostro barista. Il nostro barista è paziente, ci ascolta e ci dà perfettamente ciò che chiediamo quando entriamo nel bar. E quindi abbiamo dovuto associare quello che è il nostro terzo motore, il nostro terzo plus, che è il Varigrind, cioè nelle nostre macchine abbiamo oggi dei sistemi di macinatura del caffè motorizzati, controllati elettronicamente tramite encoder che viene messo invece sul gruppo caffè, in modo tale che possano parlare con il gruppo. E cosa succede? Quando il nostro gruppo caffè, logicamente, troverà le macine del nostro macinino che non soddisfano la ricetta iniziale, sarà semplicemente il gruppo ad avvisare il macinino. Si parleranno, diventeranno collaboratori, diventeranno le mani del nostro barista e ci ritorneranno a dare nell'arco di 3-4 bevande ciò che è stato da noi desiderato e programmato inizialmente. Io me l'immagino il barista che comincia a colloquiare col macinino, dice: come stai? Dai, fumiamoci una sigaretta insieme in attesa che vengano i primi clienti. C'è umidità? Dai, autoregolati, non fare in modo che io debba allargare di 1, 2 o 3 punti la macina, no? Esattamente, il nostro barista ha la fortuna di poter interagire con la sua macchina. Finalmente la macchina diventa, come dicevamo prima, l'espressione della nostra italianità, cioè il massimo che si può dare in qualità. Questo sono i tre motori che abbiamo inserito nel distributore. Poi logicamente la cosa continua, perché come dicevi tu non si ferma qua. Ora abbiamo tutte queste possibilità, cioè creiamo la ricetta come la ricetta chiede di essere creata, diamo al cliente ciò che il cliente chiede di essere servito e conseguentemente abbiamo, diciamo così, contornato la nostra macchina di un altro concetto che noi chiamiamo module on, cioè la macchina è sempre la stessa e a seconda delle esigenze del cliente finale e del mercato a cui si va a rivolgere, che logicamente parte dall'ufficio fino a piccoli ristoranti, self service e logicamente hotel che possono essere anche di prestigio, perché il design porta logicamente a essere percepita la macchina non più come un oggetto ma come parte perfino di un servizio, di un concept. Possiamo decidere per esempio dove mettere latte fresco andando a operare con dei moduli, oppure dove rimanere con le nostre tradizionali tecnologie che arrivano dal nostro mercato, che ha un'esperienza che non può essere né dimenticata né abbandonata, dando magari un ottimo latte in polvere e dedicando in quell'ufficio sicuramente una più facile gestione del dispositivo. Ancora possiamo decidere se avere diversi tagli di bicchieri e cercare di seguire, come dicevamo prima, dal tradizionale, sia ad arrivare a offrire il to go con il suo coperchio, oppure possiamo scegliere di mettere un modulo per acqua dove non abbiamo la possibilità di connettere la macchina alla nostra rete idrica, oppure basta chiedere e il sistema Module On trova la soluzione ideale per il concetto che vogliamo offrire e per il servizio che deve essere sempre, come dicevamo prima, in perfetto stile italiano. Pura poesia per le mie e spero per le vostre orecchie, perché qui non parliamo solo ed esclusivamente di innovazione tecnologica, parliamo di un concept completamente rinnovato a disposizione del mercato italiano, europeo, mondiale. Europeo nel tuo caso, visto che tu sei responsabile vendite Europa. Sì, esattamente. Però la cosa che è importante, il concept alla fine, se vogliamo dire una parola sola, si rivolge al cliente finale, e il cliente finale c'è in Europa e c'è nel mondo. Basta solo, diciamo così, approcciarlo col nostro stile e adattarsi alle sue esigenze. Esatto, e lui sarà pronto sicuramente a, diciamo così, condividere con noi un momento di buon caffè e un momento di qualità, un momento di buon servizio, un momento di buon servizio. Riccardo, grazie, sei stato cortesissimo, direi assolutamente perfetto nell'andare a spiegare nei giusti tempi televisivi in modo sintetico ciò che avete presentato a questa biennale internazionale dedicata all'oreca e al vending.
Più all'oreca che al vending, certamente. Voi nascete nel 1960 attraverso la mente del dottor Aldo Meyer e la sua voglia di fare, e dopo 55 anni siete qui con Innovazione da Leader. Saluto gli amici di vendingtv.it. Un saluto a tutti e vi aspettiamo, sarete sicuramente, come dicevamo prima, benvenuti in casa all'area. A presto. Mentre io, naturalmente, nel dare appuntamento a te per le novità che presenterete tra qualche mese a Venditalia 2016, la kermesse internazionale dedicata alla distribuzione automatica che si terrà a Milano tra il 3 e il 6 di maggio, nel frattempo continuo a cercare altre novità da andare a documentarvi con telecamera e microfono. Fabio Russo per vendingtv.it insieme a Riccardo Tonelli di Rea, anzi di La Rea. Grazie a tutti ancora e benvenuti e arrivederci. Noi nel frattempo continuiamo, non andate via, vi aspettiamo.